Elettore dei 5 Stelle, questo è un ulteriore cambiamento che però è già digerito oppure no? Guarda, io non lo so esattamente chi abbia preso quella decisione, quindi ti direi non sono in grado né di smentire né di confermare Conte, devo studiare sul punto. La questione è un'altra, per molti elettori è un cambiamento importante. Il punto di Conte, che abbiamo visto ieri sera in una lunga intervista da Floris, sì, è che a mio parere è giusto dire siamo moderati nei toni e radicali nei principi, ma c'è moderazione e moderazione, perché corre il rischio altrimenti di sembrare un moroteo o un doroteo, insomma una cosa di altri tempi. Ieri sera mi ha molto colpito Conte quando diceva di no, per noi Berlusconi non è il candidato per la presidenza della Repubblica. Ma benedetto Conte, perché cavarsela su una questione morale? Se tu lo ritieni, tu dici agli italiani, il Movimento 5 Stelle ritiene che Berlusconi, sia pur riabilitato, non possa diventare Presidente della Repubblica perché è un condannato definitivo per frode fiscale, perché c'ha il suo braccio destro dell'Utri condannato per concorso esterno. Cioè su questa roba devi andare dritto, tra l'altro diciamo voi ne state facendo una battaglia. E quello destro, poi si potrà essere d'accordo, non potrà essere d'accordo, però non è che ce la si può cavare sempre, sì c'è una questione morale, roba del genere, poi magari capisco che la cosa ti crei dei problemi poi in Parlamento, nella maggioranza, nel momento in cui tu devi andare a trattare per il Presidente della Repubblica. Questo chiaramente ti crea problemi, un'affermazione del genere. Ma tu sei un capo partito. Però anche ti definisce, tu dici, perché altrimenti certo, non hai più una tua identità. Questo è il tema, Peter. Il tema è perché uno deve votare Movimento 5 Stelle invece che PD in questo momento, o viceversa, peraltro. E a proposito della questione Berlusconi, Alessio? Non è il candidato di Conte, ma lo sappiamo, del Fatto Quotidiano, sì, che sta facendo una battaglia a favore di Berlusconi al Quirinale, molto muscolare, sì. Tant'è che Twitter del Fatto Quotidiano, petizione. Berlusconi al Quirinale, no grazie, firma anche tu la petizione su Change Italia. Ora, devo dirti, Peter, che io vedendo questa petizione ho pensato, ma quindi è vero che c'è la possibilità di Berlusconi al Quirinale? Cioè a me ha fatto l'effetto opposto, capito? Cioè dico, se c'è questa preoccupazione, c'è necessità di una petizione, allora è vero. Ed è allora, vero più di più di 2 settimane fa, per esempio? È vero che se non fanno Draghi, e sembra appunto difficile, Draghi per la prima volta in vita sua si trova nella condizione di essere votato. Lui ha fatto un bellissimo discorso di fronte ai bambini e ha detto, io una cosa giusta, io in vita mia ho sempre lavorato bene, cercato di lavorare bene, e perché lavorando bene poi sono stato scelto. Ma la politica non è qualcosa che ha a che fare necessariamente con la meritocrazia, cioè non è che basta essere il più bravo o il più bello, eccetera. Ci sono dei giochi che poi vanno del tutto al di là, e questo è uno di questi casi. Quei signori si chiedono, ma se mettiamo Draghi al Quirinale, poi noi che fine facciamo in Parlamento? Andiamo tutti a casa e andiamo alle votazioni, per esempio? È una cosa che si chiedono in tanti. Ecco, su quanto riguarda la raccolta firme che abbiamo iniziato, è una raccolta firme che è iniziata 2 ore fa, è già sparatissima, ha fatto quasi 15.000 firme, ma si tratta di porre dei puntini fermi. Ma insomma, ragazzi, si dovrebbe nemmeno parlare di Berlusconi al Quirinale in un paese normale. Non perché Berlusconi non abbia diritto di fare politica. È un condannato, è stato fuori dal Parlamento, è stato riabilitato, come tutti ha diritto, se ha qualcuno che li vota, di fare politica. Ma vogliamo davvero pensare che Berlusconi sia in grado di rappresentare con disciplina e onore l'Italia ai meeting internazionali? Vogliamo prenderci in giro? Vogliamo dire, pensiamo che la chiuderanno con gli applausi? O pensiamo che la sua foto accanto a quella di Falcone Borsellino nei tribunali non abbia qualcosa che stride dopo le 9 prescrizioni che ha preso e la condanna? Allora, se ci vogliamo raccontare delle bugie, ce lo possiamo dire. O altrimenti, diciamo, se lo dice Forza Italia, è vittima di un gigantesco complotto, non ha fatto niente. E lo si dice chiaramente, e però si crea una candidatura che è per forza divisiva, che non riuscirà mai a unire il paese.
È una discussione che non doveva neanche iniziare. E però tu stesso mi stai confermando che diventa, diciamo, via via che l'ipotesi Draghi, e fino a un paio di settimane fa sembrava l'ipotesi più, diciamo, caldeggiata, sembrava, anzi, in qualche modo il candidato senza rivali, no? Via via che quell'ipotesi diventa meno concreta e meno percorribile, allora... diciamo cresce la vostra preoccupazione rispetto a Berlusconi, ma anche evidentemente l'ipotesi che quella strada sia percorribile, questo è il Berlusconi senso. In teoria ha una uno ha tutti i voti, in teoria, poi bisogna vedere, del centrodestra, che sono, e gliene mancano 50 per arrivare, una cinquantina o forse anche meno, per arrivare, diciamo, alla metà più uno, che a partire dalla quarta votazione è sufficiente, sì, per eleggere il Presidente della Repubblica. È molto anziano, e il fatto che sia molto anziano, e anche per sua stessa, l'ha dichiarato lui, di essere cagionevole di salute, tant'è vero che tentò di far interrompere i suoi processi a causa del suo stato di salute, e quindi a causa del suo stato di salute si scrive anche nel retroscena che avrebbe detto: io sono disposto a stare qua per coronare il sogno della mia vita per poco tempo, per poi dimettermi e lasciare spazio a... eventualmente Mario Draghi, poi fra un anno e mezzo, chi lo sa, o due, appunto, se il Parlamento sarà ancora disponibile, vediamo, a votare Draghi. Aspetta, cioè, a proposito di Draghi, credo che stiano arrivando i reali del Belgio, è con loro che ha l'incontro Draghi, no? Filippo Re del Belgio. Luca, ci sei?